avevano ancora un impero e adesso credono di averlo ancora, ma non è vero. E sulle loro cartine, quello era Medio Oriente per loro, ma per noi è vicino Oriente. Mi stupisce che anche in televisione, alla Rai, nei notiziari, c'è solo un giornalista che lo chiama Vicino Oriente, gli altri il Medio Oriente, sì. Non dicono niente cosa, va bene anche quella lì. E torniamo alla leggerezza dei milanesi nel decantare la loro storia, la loro origine e via dicendo. Tutte queste cose che adesso vi dirò per concludere, perché sennò vi riempio di informazioni che meriterebbero invece di essere trattate nel successivo incontro, sono state sintetizzate forse a scopo commerciale da un architetto contemporaneo che ha uno strano nome, Empio Malara. Scherzosamente è una brava persona, scherzosamente io commento che è Empio di nome e di fatto. Già i suoi genitori, chiamandolo Empio, non dovevano avere tutte le rotelle a posto, ma lui ha chiamato Empio a sua figlia, quindi voglio dire è una famiglia di matti. Comunque, questo signore, oltre, salto un po' aire così, oltre a convincere i politici, in particolare il mio amico Carlo Tognoli, che era fattibile un percorso dei navigli con barconi senza barcaioli, bastava sfruttare la forza della corrente, ha fatto un progetto che gli è anche stato creato, dimenticandosi che da un certo punto, essendoci un ponte a raso, e lì non poteva passare nessuna barca. Vabbè, comunque lui ha fondato un'associazione che ha portato a creare questi viaggi in battello sul naviglio, che si chiama Associazione dei Navigli di Leonardo. Allora, l'avrete visto fuori anche in tante pubblicità, Leonardo da Vinci con i navigli c'entra poco o niente. Lui stesso l'ha scritto, perché lui scrive e quindi è lì, non è che uno se lo può inventare, che le uniche cose per le quali è stato chiamato erano quelle di sistemare la zona del tumulo di San Marco. Se guardate i suoi disegni, vedete un solo riferimento, quello delle porticine nelle paratie che servivano a far diminuire la pressione quando si studiava, quando si doveva far passare una imbarcazione, perché Milano è una città nata nel modo che vi ho detto, ma risultata con una base obliqua, quindi se uno fa un naviglio percorribile, navigabile, poi insomma, deve trovare il modo di far navigare queste imbarcazioni. Allora sono nate le conche e Leonardo è stato coinvolto per quello. E lui lo scrive solo la zona di San Marco. Probabilmente ha detto una bugia, perché da altre fonti risulta che lui era stato chiamato, dicendo tu che sei così bravo, prova a vedere se riesci a mettere a posto la conca fallata, conca sbagliata,
Lui ci ha provato, ma non ci è riuscito. Perché era un genio, ma insomma mica detto che i geni riescono a fare tutto. E dato che mi sembra giusto ricordare coloro che hanno dato vita prima alla Naviglio Grande, poi a tutta una serie di altri navigli, quello di Bereguardo, quello di Binasco, quello di Bereguardo, cioè, e in un secondo tempo alla Martesana, io vi leggo i nomi di coloro che ci hanno lavorato. Prima di Leonardo, Zanello da Binasco, Paolo De Canzi, Giovanni Oldoini, Domenico della Chiesa, Pietro Valle, Tommaso del Conte, Filippo degli Organi, Fioravante da Bologna, è stato molto importante, Rosino Piola, Bertola di Novate, e poi uno che ogni tanto viene chiamato Guasconi, un altro ogni tanto invece Guastoni, ma insomma comunque era uno qua. Dopo Leonardo, lui era già andato in Francia a chiudere la sua vita, Bartolomeo della Valle, Benedetto da Missaglia, Simone dalla Porta, Giovanni Balestrieri, uno importante che poi ha lasciato anche degli eredi a Milano che hanno avuto cariche significative, anche quella di vice sindaco, Giuseppe Meda, Nino Bisnati, Romussi di Pavia, Dionigi Campazzo, che era poi nella zona della Cascina, Campazzo Campazzino, Ercole Turan, Zrusca, Martino Bassi, questi dopo Leonardo. Quindi Leonardo non c'era già più, gli altri l'avevano fatto prima. Chiamare i navigli di Leonardo è una bestemmia per me. Io hai detto un'oretta, mi fermerei qui, però possiamo vagamente ricordare qualche altra cosa. Si forma evidentemente.